Siamo a Volandia, il museo del volo attiguo all'aeroporto di Malpensa. Qui è stata organizzata la prima edizione della mostra di modellismo MXP Model Show. Fino ad ora in questo museo erano esposte solo macchine volanti. Unica eccezione il grande modello dell'incrociatore Andrea Doria restaurato dall'AMVO, associazione navi modellisti Valle Olona di Castellanza, che però a poppa ha un elicottero. Facciamo una breve visita partendo proprio dallo stand dell'AMVO. Qui è presente un campionario della flotta e sul fondo ci sono i due grandi modelli dei transatlantici Titanic e Normandie. C'è un tavolo con navi militari antiche e moderne, dalle corazzate ai sommergibili. Ci sono imbarcazioni da competizione e da diporto, battelli lacustri con propulsione a pale, imbarcazioni da regata a vela. Andiamo ora a vedere lo stand dell'Associazione Modellismo e Storia di Pontassieve. Per rimanere nello spirito del museo ci sono diversi modelli di aerei. Ma poi troviamo la ricostruzione di quella che era nel XIII secolo l'attuale piazza della Signoria di Firenze. Grande cura è stata posta nella riproduzione di ogni particolare delle antiche costruzioni. Un altro diorama ci mostra l'uscita dell'oste fiorentino dalla porta di San Pier Gattolini nel 1260. All'inizio del corteo si vede il carroccio, il massiccio carro trainato da buoi con le insegne della città. Ecco ancora una ricostruzione della città proibita di Pechino. Il complesso si compone di 980 edifici e fu costruito all'inizio del 1400. Adesso scendiamo sul mare dove troviamo la disposizione delle flotte inglese e franco-spagnola nella battaglia di Trafalgar del 21 ottobre 1805. In questa battaglia che vide la vittoria degli inglesi, perse la vita l'ammiraglio inglese Nelson. Sono presenti anche numerose altre associazioni modellistiche. Fra queste l'Associazione San Martino di Bollate, che presenta anche un bellissimo motore Volvo con l'intero sistema di trasmissione. Più avanti troviamo i modellisti pandinesi con un'ampia rassegna di aerei, di mezzi militari, di veicoli civili e di navi antiche e moderne. Fra queste spicca un grande modello della porta aeromobile italiana Giuseppe Garibaldi. Nell'area esterna un trenino porta a spasso i giovani visitatori e quelli un po' meno giovani, magari di scorta ai più piccini. Tutto avviene sotto l'attenta sorveglianza di due minacciosi carri armati che, brandeggiando i loro cannoni, sono pronti a fronteggiare qualsiasi situazione.
Adesso, con la nostra videocamera, cerchiamo di atterrare allo Scalise International Airport. Un'accurata realizzazione dell'Associazione Italiana Amici dell'Aviazione. Qui siamo perfettamente in tema con il confinante aeroporto di Malpensa. Passiamo ai treni. Ce ne sono di tutti i tipi e di tutte le dimensioni. Molti sono ambientati all'interno di plastici particolarmente realistici e viaggiano sotto l'occhio attento dei loro conduttori. Per chi ama le emozioni si possono fare degli spericolati testa coda oppure saltellare su terreni sconnessi volando sui dossi ad elevata velocità. Nei percorsi estremi si impegna un fuoristrada che non si ferma proprio davanti a niente. È presente anche una mostra mercato dove modellisti e appassionati possono trovare proprio di tutto. Dopo questo felice inizio, MXP Model Show decollerà certamente verso mete ancora più ambiziose. Se siete appassionati di modellismo navale e non solo, visitate il sito www.mitidelmare.it.